amici e piccole amiche! Siete contente di rivedermi? Io sono felicissima di giocare di nuovo con voi e di conoscere una nuova favola di Esopo! Speriamo solo che Vio e Vince non combinino troppi pasticci! È arrivato il momento di chiamarli, così possiamo iniziare finalmente a giocare! Prima però dobbiamo prepararci e allora... Presto, presto! Presto, presto, non c'è tempo. Presto, presto, siamo tutti sporchi e non si può. Presto, presto, non si può giocare. Dobbiamo lavarci adesso. Non si può aspettare, allora dai. E lava la tua faccia. E lavo la mia faccia. E lava le tue mani. E lavo le mie mani. Capelli. E lavo i miei capelli. E lava le tue ascelle. E lavo le mie ascelle. Lava, 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 sì. Presto, presto, non c'è tempo. Presto, presto, coi vestiti sporchi non si può. Non si può più stare, dobbiamo cambiarci adesso. Non si può aspettare, allora dai. Metto la maglietta, metto i pantaloni, metto la cintura, lucido le scarpe, lucido le scarpe. Vesti, 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 vesti. Lavo la mia faccia, lavo le mie mani, lavo le mie ascelle, lavo le mie ascelle, metto la maglietta, metto la maglietta, metto i pantaloni, metto i pantaloni, metto la cintura, metto la cintura, lucido le scarpe, lucido le scarpe, pronti, 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 siamo pronti. Che disordine, che sporcizia! E la gatta, come sempre, non si vede. Così non va bene, tutto deve essere perfetto e bellissimo. Fio, ma che stai facendo? Le pulizie? Ma ti rendi conto che non è il momento? Abbiamo degli ospiti, ci sono i bambini, non mi sembra carino. Scusate, è che io ci tengo tanto che tutto sia perfetto e bellissimo. E poi guarda, ma i personaggi delle favole di Esopo sono tutti sporchi. Così le favole non si possono raccontare, non si capiscono le parole. Ma lo sai che basta solo una letterina scritta male e non si capisce l'intera parola, l'intera frase, l'intera favola? E succede poi che una ranocchia ti diventa una pannocchia. Tu l'hai mai sentita una storia su una pannocchia? Veramente. E il gatto ti diventa un matto. Ma io stavo e solo... l'orso ti diventa un morso. Ah, ai, ma sei impazzita. No, 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 così non si può. Tutto deve essere perfetto e bellissimo. Bellissimo. Abbiamo capito, va bene. Ma noi abbiamo promesso ai nostri amici di farle divertire, di giocare con loro e di raccontare delle favole bellissime, non di fare le pulizie insieme. Rilassati, andiamo, siediti un po', prenditi un giorno di vacanza. Sei un po' stressata, un po' stressata, dicevo, ti faccio un massaggino, adesso prendiamo una bella carta con un personaggino delle favole di Esopo, la mettiamo in lavatrice, anzi, facciamo così. Oggi è il tuo giorno di vacanza, tu non farai niente, penso tutto io, va bene? Oh, benissimo, allora prendiamo questa carta. Ah, la gru, bene, quella della favola della gru e del pavone. La mettiamo in lavatrice che è tutta sporca e adesso la accendo io. No, poi... no, no. sì, Violetta?
Guarda, c'è un piccolo problemino. Quale? Con la lavatrice. Credo si sia... si sia un po'... Un po' rotta! Come rotta? No, ma è un disastro, è tutto un grandissimo, enorme disastro! E tu? È tutta colpa tua! No, no. L'hai rotta tu! Ma perché combini solo pasticci? Sei un pasticcione! No, così non va bene come le raccontiamo le favole! Oh, insomma, non sono stato io, come te lo devo dire? Oh, ma poi non ti preoccupare, è tutto già risolto! Scusa, ma non te l'ho mai detto che io sono un bravo... Anzi, bravissimo aggiustatore di lavatrici? Ma dai! Sì, non ti preoccupare, siamo a cavallo. Basta avere gli arnesi giusti. E-ho! Cacciavite, bullone, chiave inglese. Cacciavite, bullone, chiave inglese. Questa è la canzone del signor Arnese. Questa è la canzone del signor Arnese. Presto aiutanti, armatevi e partite. Ho bisogno proprio di un grosso cacciavite. Cacciavite, bullone, chiave inglese. Cacciavite, bullone, chiave inglese. Questa è la canzone del signor Arnese. Questa è la canzone del signor Arnese. Presto bambino, non essere pigrone, e portami di corsa un magico bullone. Cacciavite, bullone, chiave inglese. Cacciavite, bullone, chiave inglese. Questa è la canzone del signor Arnese. Questa è la canzone del signor Arnese. Presto abitanti di questo bel paese, datemi una chiave, ma che parli inglese. Ecco fatto, hai visto? Tutto a posto, ho sistemato tutto. Sono o non sono il più bravo aggiustatore di lavatrici del mondo? E adesso ho messo già in lavatrice la carta della prossima favola, che è la gru e il pavone. E sai perché l'ho messa? Perché tu mi hai fatto venire in mente proprio il personaggio del pavone, sempre preoccupato di essere perfetto, bellissimo, tutto profumato e tutto colorato, eh? Andiamo ad accendere la lavatrice. Andiamo. Su e ascoltiamo questa favola. Sei pronta? Mm-hmm. Vai. Detersivo. Ammorbidente. Rende la favola pulita e splendente. Lava in sapona. Centrifuga forte. Alla fantasia. Apriamo le porte. C'era una volta un pavone vanitosissimo. Si vantava con tutti della bellezza delle sue piume. Pensate che era così vanitoso che se vedeva una pozzanghera si fermava, si guardava e ammirava la sua immagine riflessa nello specchio d'acqua. Guardate che bellezza la mia coda! Ammirate i colori delle mie piume! Non sono bello? Ma certo che sono bello! Io sono l'uccello più bello che c'è in tutto il pianeta! Apriva la coda come un ventaglio e se ne restava lì, immobile, in attesa che qualcuno arrivasse e lo ammirasse. Mm-hmm. Mm-hmm.
Gli altri uccelli erano stanchi di queste continue vanterie e studiarono un modo per far abbassare la cresta all'orgoglioso pavone. L'idea venne alla gru, un uccello grande dalle piume bianche e grigie. «Ehi ragazzi, non vi preoccupate», disse. «Ci penso io a far fare una figura barbina a quel vanitoso». Così, una bella mattina, andò a passeggio laddove se ne stava il pavone. «Oh, ciao Gru! Sei venuta ad ammirare la bellezza delle mie piume, non è vero? Oh, mi dispiace per te però, tu sei così palliduccio. Le tue piume non hanno colore. Hai mai pensato di ravvivarti un po'?» La gru non si scompose. Si guardò il pavone e gli disse: «Beh sì, può darsi che le tue piume siano più belle delle mie, ma ho notato una cosa, che tu non sai volare. Le tue piume saranno anche colorate, ma non ti permettono di sostenerti in aria. Io invece non ho colore. Eppure posso volare in alto, nel cielo!» Il pavone, mortificato, non si fece più vedere. La bellezza nella vita non è tutto. Visto, vi ho? Nella vita non è importante soltanto apparire, bisogna anche fare. Anche quello è importante, altrimenti farai la stessa fine del pavone. Sempre attenta ad apparire, bisogna anche fare, 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 fare. Oh. È giusto, l'importante non è solo apparire, ma anche fare, fare, fare. Allora ecco, fai, pulisci, spolvera, metti a posto, fai quello che vuoi che io mi faccio un bel... No, uffa, me la sono proprio cercata. E va bene, lo farò. Che cosa credi? Che io non sono in grado di spolverare un po' come fai tu e di rendere tutto più bello? Io sono bravo, anzi, sono un bravissimo spolveratore di case di gatte turchine. Vuoi vedere? Ti do subito una dimostrazione. Dunque, comincio da qui. Ecco qui, spolveriamo un po'. Questo è tutto pulito. Ah, questo, l'ammorbidente. Ah, guarda, guarda, guarda. Sì, sì, la cornacchia, cra, 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 la cornacchia, cra, cra, cra. E questo è l'ammorbidente, ma mamma mia che confusione! Non mi ricordo dove ho preso tutte queste cose. Bambini, mi aiutate a rimettere tutto in ordine? Vi prego! Non mi ricordo dove erano! Vediamo, allora, questo qui, l'ammorbidente per la lavatrice, dov'era? Qui, era qui, eh? No, non era qui. Ma siete sicuri? E va bene, allora vediamo. Ah, era qui, ecco qua. Questo è il suo posto? No, eh? Dietro? Dietro di me? Ah, giusto! Insieme agli altri detersivi. Qui, grazie mille. Poi, ah, questo qui, la cornacchia. Ecco qui, tutta bella pulita. Dov'era questa? Qui, sì, mi ricordo benissimo. Era qui, vero? No, eh? Non era qui? Ah, e allora dove può essere? Ah, ho capito. Sì, sì, avete detto lì? Sì, era qui, sopra questo bullone gigante. No, neanche qui. No, non mi ricordo proprio niente. Dietro? Ma sempre dietro. Ah, vicino alle altre maschere. Giusto, per fortuna che ci siete voi. Oh, qui, così. Ecco qua, così. Giusto? Grazie. E questa? No, e non mi ricordo dov'era. Ditemelo voi. Oh, è pesantissima, tra l'altro. Ah, sì, 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 ho capito. Era qui. Me lo ricordo benissimo. Sì, sì, sul cuscino rosso. No? Non era il cuscino rosso? Ah, proprio dall'altra parte. Ah, su quell'altro cubo. Ho capito. Vado subito, grazie. Era qui? Bene, grazie mille. Ecco qui, tutto a posto, perfetto come prima. Via!
Gatta Turchina! Eccomi qui! Ma dove eri finita? Ero andata a comprare questa mitarella per la lavatrice. Sapete, ieri, mentre facevo il bucato di filastrocche, ho spinto i bottoni troppo forte e devo averla rotta. Ah, quindi tu l'hai rotta? Sì, perché? Niente. Ah, ecco, ma guarda un po'. Quindi, scusa gatta, la prendo io. È per questa vitarella che la lavatrice non funzionava. Ma guarda un po' che combinazione. Quindi è stata la gatta a rompere la lavatrice. Non ti preoccupare, gatta, sono cose che succedono. Ah, ma guarda un po', quindi è evidente che non sono stato io a rompere la lavatrice. Ecco, sei sempre il solito, non ci si può mai fidare di te. E adesso come facciamo a lavare le altre favole? Sei un pasticcione. Aha! Hai visto? Non sono stato io. Ma visto che io sono una persona tanto buona e tanto comprensiva, sono qui pronto ad ascoltare le tue scuse. Prego. Non ho sentito un po' più forte, grazie. Scusa. Coraggio, Vio, puoi fare di meglio. Scusa, hai ragione, scusa, non si accusano le persone senza motivo. È che io volevo fare una sorpresa alla gatta Turchina, volevo farle trovare tutto in ordine. Ma non voglio essere come il pavone della favola che pensa solo a sentirsi bello. Andiamo, Vio, non ti preoccupare, va bene, ti perdono. E comunque non ti preoccupare, tu non sarai mai come il pavone della favola. Perché tra l'altro, tra noi due, il più bello sono io! Ah sì, mi sembra proprio che queste favole di Esopo stiano insegnando un bel po' di cose anche a voi, a voi bambini, questa storia vi ha fatto riflettere? Seguiteci nel prossimo video per scoprire un'altra meravigliosa favola di Esopo, Noi vi aspettiamo qui, nella casa della gatta Turchina, ma... che sarebbe casa mia poi! Ciao, bambini, a presto, ciao! Ciao! Cacciavite, bullone, chiave inglese. Cacciavite, bullone, chiave inglese. Questa è la canzone del signor Arnese. Questa è la canzone del signor Arnese. Presto, aiutanti, armatevi e partite. Ho bisogno proprio di un grosso cacciavite. Cacciavite, bullone, chiave inglese. Cacciavite, bullone, chiave inglese. Questa è la canzone del signor Arnese. Questa è la canzone del signor Arnese. Presto, bambino, non essere pigrone e portami di corsa un magico bullone. Cacciavite, bullone, chiave inglese. Cacciavite, bullone, chiave inglese. Questa è la canzone del signor Arnese. Questa è la canzone del signor Arnese. Presto, abitanti di questo bel paese, datemi una chiave, ma che parli inglese. Yo.